nome di Amendolara, Antonio Lavieri, primo assoluto predestinato, vero? Beh, diciamo che sono venuto per provare la macchina, non mi fa ridere. E abbiamo un po' di sviluppi in corso e niente. I complimenti io li voglio fare agli organizzatori e ai piloti che, nonostante la federazione, continuano a correre. Io i complimenti li devo fare a noi, perché nonostante tutto stringiamo i denti e continuiamo a correre, poi non aggiungiamo altro. Va bene, c'è una vena di polemica nel tuo discorso, però oggi parliamo di gara. No, vena di polemica no, però diciamo bisognerebbe un pochino parlare con piloti, addetti ai lavori, organizzatori, prima di prendere decisioni magari che possano penalizzare e rovinare le manifestazioni, perché il peccato è che in una manifestazione dove l'anno scorso c'erano 80 macchine, quest'anno te ne aspettavi 90, 95, no 60 o 65, giusto? È così. Bene. E tante altre gare sono la stessa cosa, perché c'è, anziché facciamo il passo del gambero, anziché andare avanti andiamo indietro, o meglio un passo avanti, due dietro, giusto? Allora, ad Antonio Lavieri l'assoluto non glielo dobbiamo fare. Intanto sicuramente vuoi ringraziare Massimo Minasi, che è qua vicino a noi. Vieni Massimo. Certo, grazie Massimo, grande Massimo, complimenti per l'organizzazione. Complimenti a te per essere stato presente a questo mini slalom di Amendolara. E, ahimè, ci abbiamo creduto anche quest'anno, l'anno scorso l'abbiamo fatto con il Covid, quest'anno invece con il pubblico ammesso. E penso che Amendolara sia contenta, l'amministrazione comunale è contentissima. E speriamo di ritornare l'anno prossimo. Ci complimenti. Complimenti a te per l'ottima gara fatta. Grazie a te. Grazie Massimo, grazie Antonio. Arrivederci al terzo slalom di Amendolara. Grazie. Il pilota. Quinto classificato della scuderia Spromonte su Peugeot 106 S16, Antonino Germano. Premia il consigliere Sant'Agata. Venga consigliere. Quinto classificato Antonino Germanò. Antonino, non andare via, fate la foto di gruppo. Bene, passiamo al quarto posto della Crono Racing su Citroën Saxo VTS, Luigi Pierluigi Precchi. Premia Paola Murgeri. Venga signora, venga. Rimanete poi per la foto di gruppo. Terzo classificato sul Renault 5 GTT, Telesca Rocco Roberto. Roberto, non mi piace come arrivi, terzo assoluto, ecco, sorridente. Premia? Salvatore Rinaldi. Ecco. Della New Generation Racing su Fiat 127 Sport, secondo classificato Saverio Barberio. Premia Girolamo Mitidieri. Non se lo sarebbe aspettato, perché aspettava qualche altro concorrente, ma così è stato, non per colpa sua, lui era presente. Su Radical della Valdesa Classic, primo assoluto, secondo slalom di Amendolara, Antonio Lavieri. Premia il sindaco. Signor sindaco, si avvicini per favore. Sul posto, lo so. Antonio, sul podio. Allora, venite pure, giustamente vi meritate questa foto. Pasquale c'è? No. Eccolo là, grande Pasquale. Guardate in tele. Allora, aspettiamo che il signor Lavieri faccia giustamente la sua foto. Grazie, gentilissimo.
Guardate in telecamera, questo è l'assoluto del secondo slalom diamendolare. Come ha detto il signor sindaco, ci vuole rivedere il 1° maggio 2023. Grazie a tutti.